Nell'intera storia di League of Legends, prendendo in considerazione solamente gli eventi internazionali targati ai Riot Games, quindi Worlds, Mid-Season Invitational, senza invece prendere in considerazione, tralasciando quindi eventi di terze parti come ad esempio quelli che erano una volta gli Intel Extreme Masters, Europa e Nord America si sono sfidate in una Best of 5 solamente 3 volte. 3 volte in 12 anni, se ci pensate, una casistica pazzesca. La prima addirittura è solo nel 2018, quando i Cloud9 affrontarono i Fnatic nella semifinale mondiale, perdendo 3-0. L'anno dopo, i G2 asfaltarono i Liquid con lo stesso punteggio, sempre 3-0, nella finale dell'MSI 2019. Poche ore fa, invece, il terzo scontro è avvenuto ai Worlds 2022, attualmente in corso, con la sfida tra Mad Lions e Devil Genesis, vinta 3-0 proprio da questi ultimi. Di fatto, questa non è solo la prima vittoria di una rappresentante nordamericana dell'LCS su una dell'LEC, è anche stato praticamente il primo game mai vinto da un team nordamericano su una squadra europea in una Best of 5. Una vittoria che in realtà aveva ancora più valore perché comunque è decisiva per il passaggio del turno, la qualificazione al group stage, del mondiale, tra quelle che possiamo definire le grandi, no? Le migliori 16 squadre al mondo, a cui si sono aggiunte di recente Fnatic, RNG, DRX e ovviamente gli Evil Geniuses menzionati precedentemente. Prima di pensare però ai gironi, in cui queste quattro squadre sono stati estratti, fra virgolette, è necessario fare un piccolo passo indietro e raccontare anche cosa è successo. Io sono Francesco Togiamo Lombardo, il vostro esports reporter preferito. Benvenuti o bentornati a Tiki Taka Lift. Partiamo dal presupposto che, volenti o nolenti, i play-in sono un formato davvero noioso. Poi sarà anche per gli orari scomodi, per il fatto che non ci sono ancora le squadre di primo livello, di primo piano, più blasonate, e quindi ho come l'impressione che questo mondiale non sia ancora veramente iniziato, non è di certo entrato nel vivo. Di sicuro è già finito per 8 delle 12 squadre che il 29 settembre scorso a Città del Messico avevano iniziato il loro percorso con la prima partita dei play-in. Addio agli Isurus, quindi, agli Istanbul Wildcats, ai Beyond Gaming, ai Chief Esports Club. Quasi nessuna sorpresa qui fra quelle che sono sostanzialmente le ultime due dei rispettivi gironi. Quasi perché, sinceramente, dai Beyond Gaming invece mi sarei aspettato qualcosina di più, non solo in termini di prestazione, ma di risultati. È vero che il girone dei play-in era un girone complicato, livellato verso il basso, ma comunque molto vicino fra loro. C'erano tante minor e pochi grandi nomi, non c'erano né una cinese né una coreana, per dire. E soprattutto hanno concluso a un Beyond a un solo punto dal quarto posto, però oggettivamente non hanno mai davvero giocato il loro gioco. Troppo bloccati da un meta che probabilmente gli avversari non hanno potuto affrontare me mentre loro no, perché comunque abituati a un meta totalmente diverso in quella regione della PCS, molto grande, molto ampia, che però non ti permette eccessivamente di andare a capire come funziona nel resto del mondo, co confrontarsi con il resto del mondo. Il fatto è poi che non solo sono stati superati da una minor region, ma in realtà da due, perché sia i giapponesi DFM che i brasiliani Loud hanno avuto la meglio su di loro e sono andati avanti, vincendo i Loud tra l'altro addirittura 3 match, tra cui quello strappato a sorpresa ai Fnatic. A questo proposito, nulla da dire ai brasiliani, davvero un ottimo team che secondo me, in particolare contro i DFM nella Best of 5, ha peccato soprattutto di poca esperienza a livello internazionale. Forse l'augurio che mi ero fatto prima dell'inizio del mondiale, ovvero di rivedere i brasiliani protagonisti, non è del tutto campato per aria, e questo però deve essere solo un primo passo. Possono effettivamente tornare, ma non ci siamo ancora, ecco, ovviamente. Nel girone B, invece, per la sorpresa, per me la sorpresa sono i DRX. Voi direte, ma scusami, ma che c'entra i DRX? Ovvio che passano nel girone. Sì, ma non così. Cioè, ancora una volta, il quarto seed coreano che parte dai play-in stupisce, e stupisce in positivo. L'anno scorso non glielo life perché c'era Chovy, quest'anno c'è Zeka. E il suo contributo è minore, no? Cerchiamo di capire anche in che senso. È minore nel team rispetto a quello che portava Chovy, ma è comunque di impatto. Nonostante io abbia seguito l'LCK, sono rimasto colpito da Zeka in particolare, perché durante l'intera stagione gli era praticamente mancata la costanza, che invece a questo mondiale ha trovato e ha fatto un game migliore dell'altro. Per
Aggiungo, è anche la capacità, la fortuna dei team coreani di essere pronti nel momento in cui è più necessario. Quando c'è un evento internazionale, i team coreani, che siano il primo, il quarto o addirittura, come l'anno scorso di Herbalife, l'ottavo seed, in realtà, si fanno trovare pronti. Hanno avuto qualche difficoltà iniziale contro gli RNG, contro i Mad Lions, ma ogni volta che poi hanno trovato un'apertura, anche minima, anche durante delle difficoltà, hanno sfondato tutto. E adesso sono un avversario di 20, un avversario più che temibile. Io che pensavo che comunque, non dico che sarebbe stata una passeggiata, ma sicuramente un avversario abbordabile, diventano molto fastidioso. Prima di passare ai gironi, permettetemi di dire due parole anche sui Mad Lions. È una sorpresa che siano usciti i play-in? No. Sono deluso? Sì. Perché comunque era andato tutto come previsto. Terzi nel girone B, in un girone comunque in cui si è beccato le due. La coreana e la cinese, ma sapendo benissimo che ti bastava arrivare anche quarto su 6 per poi andare ad affrontare un'altra squadra del girone B rimasta fuori dalla top 2 e poi la seconda dell'altro girone dove non c'erano né una cinese né una coreana, appunto. Hanno affrontato infatti Saigon, li hanno battuti, un avversario tutt'altro che impossibile, e poi il match contro la seconda del girone A, gli Evil Geniuses, che comunque anche a prescindere dagli Evil Geniuses, qualunque sarebbe stata, erano sicuramente alla portata. E lo erano appunto anche gli Evil Genius, che non sono un super team, però giocano bene, benissimo. E contro i Mad hanno giocato come se stessero giocando a poker a carte scoperte, di fatto. Soprattutto Inspired ha fatto ha letto ogni singolo movimento dell'Ioya, annullandolo totalmente, mentre JoJo Piyun tenne praticamente incollato Niski in corsia. Di fatto nessuno si poteva muovere, e quindi le corsie dovevano lavorare da sole, senza ottenere alcun vantaggio da questo punto di vista, e poi in teamfight arrivavano che stavano sempre indietro, praticamente. Ed è il motivo, credo, per cui i Mad hanno perso, nonostante appunto tutto sembrava preparato per il loro passaggio del turno, e pazienza. Però, più che demeriti dei Mad Lions, a parte forse una condizione di forma non ottimale di Armut, che è comunque davvero limitato nella Champion Pool, la mancanza di esperienza, volendo anche gli Unforgiven, mi sento di dare più meriti agli Evil Geniuses per questa vittoria, che sono stati comunque autori di una prestazione perfetta. Adesso troveranno i G2 nel girone, contro cui hanno perso tutti e 6 i game precedenti giocati all'MSI 2022. E quindi, Fnatic, RNG, DRX ed Evil Geniuses. Dove vanno a finire? Teoricamente si sarebbero dovuti fare dei sorteggi per inserirli nei vari gironi, ma di fatto non si è tenuto il sorteggio perché erano inserimenti bloccati. Significa che a causa della regola per cui non ci possono essere in un girone due squadre della stessa regione, gli RNG erano forzati a finire nel girone D, l'unico senza squadre cinesi. Stesso discorso per i DRX inseriti nel girone C. Di conseguenza i Fnatic potevano andare solo nel girone A, mentre gli Evil Geniuses nell'ultimo rimasto, il B. I Fnatic sono finiti probabilmente nel girone più difficile di tutti, che per me è impronosticabile. Cloud9, T1, EDG e appunto Fnatic. 5 titoli mondiali in questo girone, 3 titoli MSI, 2 finali disputate, più di 20 titoli nazionali. È il girone che di fatto rappresenta e racconta la storia di League of Legends, la sua memoria storica di ciò che è stato e di ciò che ancora è. Perché queste organizzazioni, dopo anni e anni, sono ancora qui a dire la loro. Gli Evil Geniuses sfidarono invece nuovamente, come anticipato, i G2. Ma troveranno anche i Dawnwonkia e i JD Gaming, campioni dell'LPL cinese. Un girone decisamente non semplice per nessuno, ma che dovrebbe vedere avanzare JD e G2, sempre che improvvisamente i DK non si sveglino in quel di New York. I DRX diventano invece a questo punto, ho detto, la scheggia impazzita del girone C, in cui i Rogue dovranno forse faticare più del dovuto, anche senza il forse, per conquistarsi il passaggio del turno, senza dimenticare che i GAM potrebbero dare fastidio, anche se, visti i Saigon, Buffalo, dei play-in, forse una paura un po' ingiustificata, ma ogni team fa storia a sé. E infine il girone D, in cui gli RNG trovano i Gen.G e gli Hundred Thieves, oltre alle ostriche volanti. Un girone che decisamente sembra abbastanza scritto, ma davvero così?
anche perché lo sappiamo, a un mondiale nulla, nulla è scontato. Qualcuno avrebbe detto che sarebbero passati gli Evil Geniuses? Forse sì, forse no. Però quante volte ci sono state delle sorprese al mondiale? Ed è proprio questo il bello di un mondiale e soprattutto della fase a gruppi. Prima di darvi appuntamento alla prossima, un ultimo argomento, le squadre europee. Ne abbiamo già persa una e d'altronde, come detto, non era scontato che comunque passasse il turno, così come non era scontato che ci riuscissero i Fnatic, soprattutto nella situazione sportivamente drammatica che hanno attraversato. Prima i due giocatori col Covid che non sono partiti con la squadra, trova un altro sub e poi uno solo perché nel frattempo Upset dopo 15 ore di viaggio è riuscito a tornare, il giorno dopo arriva pure Irisang, strafatti, jet lag incluso, strafatti intendo proprio a livello mentale di viaggio che hanno fatto stanchi, una scrim nemmeno a pagarla perché da tutte le difficoltà e la schedule dei play-in era praticamente impossibile, eppure i Fnatic hanno fatto il loro. Un solo inciampo, ma aver vinto contro gli Vigilis all'esordio ha messo da subito le cose in chiaro e diciamo in discesa. A questo punto allora mi chiedo se G2 e Rogue non possono fare altrettanto, un'ottima impressione, un'ottima figura. Soprattutto visto come i Mad Lions hanno affrontato gli RX. Alla vigilia del mondiale avevo detto che il massimo che mi sarei aspettato dall'Europa era avere due squadre agli ottavi, il massimo, quindi magari anche qualcosina meno. Una in semifinale sarebbe stato un vero e proprio miracolo. Ecco, forse questa semifinale oggi, dopo le prime informazioni che abbiamo avuto dai play-in, non mi pare impossibile. Improbabile, decisamente, con poche possibilità, ma non più impossibile. Che siano i Fnatic, i Rogue o i G2, oggi sono comunque più fiducioso sulle squadre europee e lo dico dopo aver osservato il meta proposto in questi primi giorni di mondiale. Un meta che va a favorire proprio i team europei, secondo me, perché forse addirittura quelli occidentali in generale, quindi anche quelli nordamericani, solo che però lì poi va a mancare l'abilità meccanica di gruppo che i team europei hanno sicuramente più avanzata sotto questo profilo. E ho infatti l'impressione che comunque ci troviamo in un meta, a metà, scusate il gioco di parole, tra quello super rapido ed esplosivo che abbiamo vissuto nello Spring, quello più lento, ragionato, con team fight infiniti in cui devi aspettare che torni cooldown del Summer Split. E più le squadre coreane non hanno tempo di ragionare, più sono favorite le europee, lo hanno dimostrato tante volte. È un meta in cui comunque le squadre europee si trovano davvero più tranquille e in delle best of one potrebbe essere fondamentale per prendersi delle vittorie, in alcuni casi in delle best of five magari anche insperate. E le cinesi? E le cinesi niente, con loro va bene qualsiasi meta. Un pensiero va infine agli amici giapponesi, una scena in costante crescita che anche quest'anno ha sfiorato la qualificazione, vincendo persino il primo game della serie contro gli RNG e confermando di fatto di poter essere una nuova potenza asiatica. Ancora indietro, magari sicuramente, rispetto a Cina e Corea, ma che sembra essere allo stesso livello o quasi comunque delle rappresentanti della PCS e della VCS, che dopo essere cresciute tanto in questo momento non riescono a ingrinare più di tanto. Soprattutto grazie di tutto Evi. Come sempre, grazie mille a chiunque mi abbia seguito fin qui, siete sempre fantastici e proprio perché siete fantastici, se non vi siete ancora iscritti al canale, ricordatevi di farlo per rimanere aggiornati sulle prossime uscite. Fatemi sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensate voi di questi play-in, come sono andati, del meta, cosa vi aspettate dei gironi. Alla prossima e buoni sports a tutti. Ciao.